Prima di passare alla creazione di un progetto, vediamo velocemente come sono i piani e i prezzi di Canva, perché come vi dicevo, Canva è gratuito, perché esiste la versione gratis che è già più che sufficiente per chiunque voglia iniziare ad approfittare dei tantissimi vantaggi che ha questa piattaforma. Ci sono però anche delle versioni a pagamento che hanno dei vantaggi in più. Vediamo quali sono le differenze principali. Ora, la versione gratuita ha già moltissimo, cioè, soprattutto ha la possibilità di darvi l'accesso a più di 250.000 modelli gratuiti. Ci sono oltre 100 tipi di progetti che si possono realizzare, più di 1 milione di foto e di grafiche gratuite e ci sono anche 5 giga di spazio di archiviazione nel cloud per i nostri progetti, che non è poco. Quindi già la versione gratuita di Canva, voglio dire, non è una scelta povera perché già contiene molto. Ad un certo punto, però, potrebbe convenire passare, come ho fatto io, alla versione Pro che dà qualcosa in più. Sì, ci sono più modelli, ma già 250.000 modelli erano tantissimi. Nella versione Pro ce ne sono addirittura 610.000. Ma soprattutto nella versione Pro abbiamo delle immagini, perché alcune delle immagini che si trovano dentro Canva sono disponibili solo per la versione Pro o per chi usa la versione gratuita sono disponibili solo dietro pagamento. Ecco, con l'abbonamento alla versione Pro che costa 109 euro l'anno, però che si pagano mensilmente, quindi circa 11 euro al mese, compreso di IVA. Si può avere tutto questo. Quindi si hanno anche delle fotografie e immagini pro, si ha la possibilità di ridimensionare i progetti, quindi questo è molto importante, che nella versione gratuita non è possibile farlo. E ci sono degli strumenti innovativi, come quello, per esempio, che ci dà la possibilità di rimuovere gli sfondi delle immagini, cosa che non si ha con la versione gratuita. Oltre ad avere moltissimo spazio in più, 1 tera sul cloud. Tutto questo vale, secondo me, la spesa, soprattutto il fatto di avere queste immagini pro gratuitamente. Per chi volesse ancora di più, può passare al piano Canva per i team, che oltre a tutto quello della versione pro, dà anche la possibilità di condividere i propri progetti con un team di lavoro. Quindi, se vogliamo lavorare insieme ad altre persone, fino a 5 persone possono condividere un unico abbonamento Canva. Questo può essere anche utile se, per esempio, tra di voi vorreste costituire un piccolo gruppo di acquisto e suddividere la spesa dell'abbonamento diviso 5. Si può anche fare con questa opzione Canva per i team. Se volete sapere quanto vi costerebbe per un team ancora più grande, si può inserire qui il numero di persone, ad esempio 10 persone. Il costo per 10 persone sarebbe questo. Il costo può essere annuale o mensile, ecco, vi dicevo 11 euro al mese, oppure annualmente sono 109,99 euro per la versione Pro. Per quanto riguarda invece le scuole, c'è anche la possibilità di avere delle offerte speciali, chiaramente più convenienti, per le quali bisogna però richiedere la verifica e contattare direttamente Canva. Ecco, questo per oggi, per questa lezione è tutto. Nella prossima lezione vedremo come creare un nuovo progetto.